Salve a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi parleremo di un mezzo usato dal Regio Esercito e la cui reputazione è tutt'altro che positiva, ovvero l'L640, un mezzo leggero che ha visto il suo impiego a partire dal 42 fino alla fine della guerra. Le origini di questo mezzo vanno ricercate nel 37, quando Fiat e Ansaldo cominciarono lo sviluppo di un carro armato da ricognizione su richiesta, a detta dell'ingegner Vittorio Valletta, di una nazione straniera. Nello stesso periodo lo Stato Maggiore del Regio Esercito aveva emanato una circolare con la quale si stabiliva che erano in corso di definizione le caratteristiche che un nuovo carro M, quindi medio, avrebbe dovuto avere, tra cui peso compreso tra le 7 e le 10 tonnellate, un'autonomia di 150 km, tre uomini d'equipaggio, una velocità di 25 km orari e un armamento che andava dalle mitragliatrici binate da 8 mm alla singola mitragliatrice coadiuvata da un lanciafiamme. Alla fine del 1938 queste specifiche vennero mutate tramite una nuova circolare che prevedeva un peso stabile di 7 tonnellate, una velocità di 35 km orari e un armamento simile al precedente. Però, a differenza delle precedenti richieste, era richiesta una versione apposita dedicata alla versione lanciafiamme, dove il lanciafiamme era posizionato non in torretta, bensì, in casematta. In virtù di queste specifiche, il modello presentato da Fiat Ansaldo, denominato M6, dove appunto 6 stava per il tonnellaggio, non soddisfò le alte autorità dello Stato che lo esaminarono. Tuttavia, il generale Manera del Centro Studi Motorizzazione manifestò un certo interesse nel mezzo, richiedendo però l'installazione di un cannone da 20 mm abbinato a una mitragliatrice in funzione antiaerea. Contemporaneamente si sollecitò anche lo studio di un semovente d'artiglieria armato con un pezzo da 75 mm, sempre sullo scafo di questo mezzo. Tuttavia, questo progetto non andò mai a buon fine e si arenò al semplice modello in legno. Poco dopo l'Ansaldo presentò un secondo prototipo, leggermente più lungo, dovuta alla posizione del motore, e con la possibilità di montare due torrette distinte. La prima torretta era armata con un pezzo da 37-26 abbinata a una mitragliatrice da 8 mm, mentre la seconda versione della torretta era armata con un cannone automatico da 20 mm, abbinato alla consueta 8 mm coassiale, secondo le richieste del generale Manera. La seconda torretta rese evidente come l'impiego antiaereo del pezzo sarebbe stato molto difficile, visto il limitato brandeggio verticale, che arrivava a un massimo di più 25 gradi. Sicuramente una buona elevazione, ma del tutto inefficace contro velivoli aerei. A seguito di diversi test e nonostante un serio incidente nel quale il mezzo si ribaltò e si incendiò di conseguenza, lo Stato Maggiore ordinò 583 esemplari nella configurazione 20 mm nel marzo del 40. L'inizio della produzione venne inizialmente fissata nel febbraio del 41, ma i primi esemplari videro la luce solamente a partire dal maggio dello stesso anno. Rispetto al prototipo, il mezzo prodotto in serie, rinominato poi L6 a seguito della ridefinizione delle specifiche dei vari mezzi, in particolare venne stabilito che i carri leggeri potevano pesare fino a un massimo di 8 tonnellate, presentava differenze minime, come ad esempio il cielo della torretta leggermente inclinato. A partire dal 42 la denominazione mutò nuovamente, passando alla dicitura L40. Inizialmente il loro impiego e le formazioni previste erano simili a quelle ideate per gli L3. Tuttavia, nel periodo tra adozione e effettiva messa in servizio e successivo invio della compagnia sperimentale con un plotone di 4 carri in Africa settentrionale, non solo furono studiate nuove formazioni per gli squadroni di L6, ma fu anche deciso il loro inserimento di 2DS nel nuovo raggruppamento esplorante corazzato, da inquadrarsi nelle divisioni corazzate. La possibilità di impiego di questi mezzi all'interno dei raggruppamenti esploranti puntava a sfruttare innanzitutto l'effetto sorpresa e in secondo il pesante effetto sul morale dei nemici, dovuta sia dalla velocità dell'attacco sia dalla relativa impenetrabilità di questi mezzi contro il tiro delle armi portatili. Infatti dobbiamo pensare a questi mezzi non come mezzi per
ideati per affrontare altri carri, ma bensì la fanteria. Fanteria normale che non ha mezzi per poter buttare giù un carro, seppur poco corazzato come l'L6. Le modalità di impiego erano intese a orientare contro il nemico una potenza di fuoco ed urto superiore a quello che esso può aspettarsi, agire contro unità similari che avessero impiegato la fanteria o le autoblindo, precludendo quindi ad esse ogni possibilità di manovra, e appoggiare le autoblindo nel momento in cui le loro azioni prevedono attacchi a unità nemiche. Il carro verrà usato maggiormente sul fronte africano, senza però apprezzabili risultati. Importante fu invece l'impiego in patria come mezzo d'addestramento, utile per preparare numerosi equipaggi alla guerra meccanizzata, anche se oggettivamente parlando il materiale a disposizione di questi equipaggi era un po' quello che era. Molto tempo dopo gli L640 avranno una seconda vita, quando verranno impiegati, anche se con compiti di seconda linea e di antiguerriglia, da reparti tedeschi fino al 45. Ma un aspetto molto interessante è l'utilizzo che se ne farà nel 42 sul fronte orientale. Infatti, per delle circostanze non ancora ben chiarite, gli L6 furono i corazzati italiani più utilizzati sul fronte orientale, anche se ormai dai carri leggeri erano auspicabili ben altre prestazioni e soprattutto un armamento che andasse almeno dai 37 mm in su. I carri arrivarono nella zona d'operazione verso luglio del 1942, per un totale di 58 mezzi suddivisi su 5 plotoni. Il reparto di questi carri verrà assegnato alla terza divisione celere PADA, dove PADA sta per Principe Amedeo Duca d'Aosta, con 2 plotoni con 9 carri in tutto, andando ad appoggiare a fine agosto i reparti del 5° Reggimento Alpini, i battaglioni Valchiese e Vestone, nello specifico, contribuendo a bloccare un attacco sovietico a Jagodni. I risultati furono discreti, ma già pochi giorni dopo una compagnia perse ben 12 carri sui 13 impiegati in un attacco, fronteggiati da semplici fucili anticarro. A quanto pare non ci furono altri scontri degni di rilievo in seguito, meno che meno con mezzi corazzati avversari. A novembre il reparto verrà ritirato dalla linea per riorganizzarsi, per quanto possibile. Ma l'11 dicembre, assieme ai semoventi sullo stesso scafo, quindi gli L40 da 47-32 del 13° gruppo cavalleria Alessandria, verranno fatti tornare in prima linea, al centro del lunghissimo settore tenuto dall'Armir, in un tratto rimasto scoperto e con le divisioni italiane di fanteria Cosseri e Ravenna già sotto pressione. I carri efficienti erano veramente pochi, si stima meno di una ventina, a causa di mancanza di rifornimenti e pezzi di ricambio, ed appoggiati da solo 22 cannoni tedeschi. Molti di essi andarono distrutti nei combattimenti di Gaudizia e Foronovo. I pochissimi mezzi superstiti confluirono in una colonna in ritirata, quella che arrivò alle linee arretrate il 28 dicembre a Skassirkaia, ma nessuno delle sei riuscì a tornare in patria. Chiaramente sulla base dell'L640 vennero costruite e sviluppate diverse varianti, oltre al già citato semovente da 75 mm, rimasto però al semplice mock-up in legno. Il primo e il più diffuso era sicuramente la versione semovente, armata con il cannone da 47-32, quindi il classico elefantino che troviamo anche sul carri M13 e M14. Non si sa quando fu presa esattamente la decisione di creare questo semovente, tuttavia sappiamo che degli iniziali 583 L6 ordinati, 300 vennero successivamente richiesti nella versione semovente nel 42, vista la consapevolezza dell'ormai inutilità del mezzo leggero. Il mezzo nasce per soddisfare un requisito che era già stato espresso da tempo dal Regio Esercito, ovvero quello di rendere mobile il pezzo anticarro da 47 mm, oltre al classico impiego sopra gli M13. Il mezzo si rivelò indubbiamente superato, in particolare per quanto riguarda la funzione anticarro, vista prima l'insufficienza dell'armamento, che andava bene fino al 41, ma con l'arrivo dei carri statunitensi, come possono essere gli M3 Lee o gli M3 Grant o gli Sherman, il 47 mm poteva fare veramente ben poco. E soprattutto l'insufficienza della corazza, anche, che poteva reggere veramente pochi colpi e di piccolo calibro.
Tuttavia fu riconosciuta una certa utilità contro bersagli poco protetti o per l'accompagnamento, funzione in cui tra l'altro verrà usata dai tedeschi dopo il 43. Un'altra variante era quella armata con il lanciafiamme, presentato per la prima volta nel dicembre del 41 e adottato nel settembre dell'anno dopo in pochissimi esemplari. Poi abbiamo anche la versione centro radio, utilizzata come mezzo comando ed equipaggiata con una radio RF2CA in aggiunta alla RF1 montata su tutti gli L6 con un maggior campo d'azione, e la versione portamunizioni che venne ideata appositamente per appoggiare i semoventi M41 da 90-53, vista appunto la limitata capacità di il limitato numero di munizioni che questo semovente poteva trasportare. In conclusione, appare evidente come il mezzo potesse dimostrarsi utile se utilizzato in funzione esplorante o di controguerriglia, come faranno poi i tedeschi effettivamente in Jugoslavia. Tuttavia, risultò totalmente inutile e inefficace se utilizzato contro altri mezzi corazzati, per il semplice motivo che non era nato per fare quello. All'L6 toccò un po' la stessa sorte che toccò anche a tempo prima all'L3, sviluppato per affrontare la fanteria, poi utilizzato anche per affrontare altri mezzi corazzati nemici, con risultati che possiamo facilmente immaginare. Con questo io direi che possiamo concludere il video. Come sempre, se avete correzioni, aggiunte o suggerimenti, sentitevi liberi di scrivermeli nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!